Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono tornato. Oggi finalmente un video un attimo diverso dal solito. Ci tengo a fare una premessa molto importante, quindi vi chiedo di non skippare il video e di guardare e ascoltare bene. Chiedo scusa per le condizioni, mi sono appena svegliato. Cosa è successo nella pescata? Allora, io e Jacopo siamo partiti con l'intento di fare una pescata breakline di notte. Ho acceso la luce che è un attimo meglio. Noi arrivati sullo spot dalla mattina abbiamo detto proviamo ad andare a dare due colpi a vertical. Per farla breve, usciamo nel giro di 20 minuti, senza ecoscandaglio perché ne siamo ancora sprovvisti, incanniamo questo pesce. Dopo svariate cloncate facendo una sorta di deriva, Jacopo ha incannato questo pesce. Un pesce di 2 metri, è stato molto divertente e combattivo. L'unico problema è che forse questo pesce è morto. Specifico anche che non lo sapremo mai, per adesso i motivi che andrò a spiegare. Era circa mezzogiorno, pressappoco. Una volta che il pesce è venuto a galla, lo abbiamo salpato sul gommone, siamo tornati a riva. Nel giro di un minuto e mezzo all'incirca lo abbiamo legato per farlo riprendere e poi nel pomeriggio sarebbe arrivato un nostro amico che ci avrebbe dato una mano a fare le foto. Dopo qualche ora, io andando a controllare il pesce legato, ho visto che è venuto su un po' a pancia alta, il che non è stato un buon segno. Sia chiaro che comunque il pesce era legato bene, non è la prima volta che leghiamo un pesce, so come si fa. Ma quasi sicuramente per il caldo, lo stress e tutto il resto, il pesce penso abbia sofferto una condizione che non lo metteva proprio a suo agio. Dopo all'incirca un'altra oretta, il nostro amico è arrivato e quando è stata ora di portare su il pesce sulla riva, non dava segni di vita. Era a bocca aperta, è venuto su a pancia alta. Nel mentre io comunque sono andato in acqua con il pesce, ho provato a ossigenarlo il meglio, a ossigenarlo il più possibile. Ma comunque non rispondeva, il pesce era ancora morbido, non era diventato duro, lasciamo stare i doppi sensi. Fatto sta che, data la situazione, non abbiamo voluto fare troppi video con il pesce sopra la riva, troppe foto. Ho chiamato alcuni miei conoscenti, sicuramente più esperti di me, per chiedere consiglio su cosa fare, però non che ci sia stato molto di cui parlare, ecco. L'unica cosa che mi fa avere un po' di speranza è stato quando poi ho deciso comunque il pesce di andarlo a rilasciare in acqua, scendendo assieme al pesce e il telo. Mi è sembrato di aver sentito una stretta alla mano e poi anche l'altro mio amico su ha detto di aver visto la branchia muoversi. Quindi il pesce è morto, è ancora vivo? Non lo so, non lo sapremo mai. Io so solo che ho sempre provato a ossigenarlo il meglio possibile. Anche per 5-10 minuti io sono rimasto lì a fargli prendere delle belle boccate di acqua per poi infine accompagnarlo, girarlo e rilasciarlo lanciandolo verso il centro del canale. Quindi ripeto, è morto? Non lo so. Il pesce in sé comunque ci ha fatto divertire, un esemplare di 2 metri catturato a vertical senza nemmeno l'ecoscandaglio. 50% fortuna, 50% non si sa. Abbiamo imparato la lezione, quindi magari la prossima volta che faremo un pesce a vertical, soprattutto quando sono così grossi, evitare magari col caldo così di legarli, tenerli bagnati, ossigenati, fare le foto subito e dopo via in acqua. Chiedo scusa se eventualmente qualcuno se la dovesse prendere, non è stata neanche completamente colpa nostra, purtroppo questo fa parte del, come diceva Jacopo, del pacchetto esperienze, belle e brutte che siano. A tante persone è capitato, non sono il primo, non sono l'ultimo, però nonostante ciò abbiamo voluto fare tesoro di questa esperienza. Sono riuscito a registrare tutto, la parte del combattimento della mangiata che adesso l'andrete a vedere. L'unica cosa per il pesce, come ho detto, non abbiamo fatto riprese sopra la riva, ma abbiamo fatto solo 2-3 foto al volo che poi vi lascerò sempre infine da poter vedere. Quindi io vi ringrazio, vi auguro una buona visione, spero che il video piaccia per quello che si vede comunque e ci vediamo presto, mi raccomando iscrivetevi, mettete like, commentate, condividete, tutti i link li trovate in descrizione e basta, spero vi piaccia. Pescarli, ok. Allora scenditi un po' più indietro. Si vede qualcosa, si vede.
few moments later. Vai Jacopo! Porca miseria! Che ferro coglionato! Porco Dio! Vai, clippa! Vieni più in punta che ti si prende un po' meglio! Vai! Pompa! Tienilo! Andiamo un po' in corso! Non è piccolissimo? No, non è piccolo questo, Jacopo. Faccio delle clip anche col telefono. Oh, vai piano. Beh, te l'ho detto, l'ho sbollata. Svangato il Biga Vertical. GoPro, speriamo abbia ripreso qualcosa. Porca miseria, sta sul fondo, eh. Pompa. Controcorrente. Qua ci sarà da divertirsi. Anche io mi alzo in piedi, eh. Beh, te l'ho detto, l'ho sbollata. Svangato il Biga Vertical. GoPro, speriamo abbia ripreso qualcosa. Porca miseria, sta sul fondo, eh. Pompa. Controcorrente. Qua ci sarà da divertirsi. Anche io mi alzo in piedi, eh. Sto lateralmente. Vacca. Cioè che abbiamo svegliato qualcuno di... Vacca, che testate! Vacca Dio! Bello così! Grande Jacopo! Io il cane! Oh, però non gioiamo troppo, deve ancora venire su, dobbiamo ancora mettergli una mano in bocca. Il cane se è grosso non ha anche i guanti né nulla. Tranquillo! Dove va? No, no, sotto là, vuol dire che sa che c'è qualcosa. Cerca di chiudere... ok. Meno sta sotto le rive, meglio è. Io tengo un po' di retro. Adesso vedrà l'ombra del gommone, vuole venire sotto. Abbassa la canna. Stai con la canna bassa, bravo. Esatto, stiamo qui sul mezzo. Che stava decidendo il pesce, purtroppo. Non si vuole far vedere, cazzarola. Io sto cercando di fare retro, eh. Jacopo, però cosa ti ho detto, il vivo? Fa la differenza. Oddio, anche sta sotto. Sì. Gustatelo. Dai, vogliamo l'over di Ocan. Magari che questo se non è over ci va vicino. No, dai. No, fidati che il mio 190 era venuto su un po' prima di 2 minuti e 40. Attimi salienti, eh? Ma si sta stufando anche lui adesso. Dai che è qua. Su. È qui. Non c'è tanto ancora. Dai. Sta girando attorno di Ocan. Eccolo. Si riparte. Dai, c'è su. Oh, del fiato ne ha. Sì.
Aspetta, sparti, ok. Ah, però se non lo siamo andato al naso, vabbè. No. Ho un GoPro. No, lascia accesa, fanculo. Vacca. Guarda che sbolla. Alberto, che bella sbollata di Ocan. Alberto, andiamo sotto. Occhio. Non so se è un metro e mezzo, Jacopo, guarda che io ti dico... Non so se è un metro e mezzo questo. Questo è di più. Occhio sempre con l'angolazione della canna. Faramuco, dai, fallo venire su, dai che è qua. Bel! Vamo! Ok, calma, pace però, pace. Testa. Gira la canna, gira la canna, gira la canna, bravo. Questo doveva venire fuori stasera. Beh, che emozione, mio campo. Primo pesce, primo pesce a vertical mio. Oh, voi miei allievi, adesso mi riprendo un attimo, i miei allievi hanno veramente rotto i coglioni, perché io non sarò un maestro, insegno qualcosina, do dei consigli, ma io non è possibile che porto a pescare la gente. Oh, ciappa i grossi sulle olori. Bel. Bel. Beh. 170 questo secondo me. No, no, questo è over. No. Più alto. No, sarà come te. Beh, dagli una sberla in testa, Dio. Che sberla gli do a questo? Questo me la tira lui a me. Malissimo. Lo so che fa male, ma dai, soffri un po', te lo sei meritato. Per la gloria, cazzo! Corso adesso. Okay. Mi muovo. non ci sta neanche. A tutta forza, a misurarlo. Pronto. Che spesso non uscendo. Il porto alla fine della chiusa. Che bello. Bello così. Verticalata.